giardino intitolato a Sergio Rusic proprio davanti alla scuola, la primaria Montagnola, dove il docente, partigiano e profugo istriano insegnò dal 1955. Il taglio del nastro è avvenuto il 7 giugno alla presenza dei figli Silva e Dario, dell'assessora Maria Federica Giuliani, del presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni, del consigliere comunale Renzo Pampaloni e dei rappresentanti di Ane De Arci. Nato a Pola, antifascista e membro delle brigate partigiane in Istria, Rusic fu deportato a Flossenburg e liberato dai russi il 9 maggio 1945. Rientrato a Pola, fondò l'Associazione Partigiani Italiani e dopo il Trattato di Parigi fu costretto all'esodo che lo portò a Firenze. Intitoliamo un giardino perché è una persona, un maestro che ha seminato tanto nella sua vita, col suo esempio, in prima persona sempre, mai delegando ad altri, insegnando a tanti ragazzi ma combattendo anche per i suoi ideali sempre. Esule istriano, deportato nei campi di concentramento, partigiano, e non potevamo che regalargli questo bellissimo giardino grazie alla collaborazione ovviamente del Comune di Firenze, del Consiglio di Quartiere, di tutti i consiglieri che hanno promosso, le associazioni AMPI, ANED, tutti concordi nel volere dedicare appunto un giardino, perché il giardino rappresenta quello che vediamo stasera, tanti bambini, il futuro, un insegnamento, una targa che ricorderà per sempre questa figura, e ognuno di noi speriamo che continui veramente quel bellissimo esempio di questo maestro che non si è mai tirato indietro. Sergio Rusic è stata una persona straordinaria ma normale, una delle persone che ha contribuito in modo importante, fondamentale alla costruzione della nostra comunità. Da insegnante, che è stato il suo mestiere, fatto sempre con grandissima passione, apertura, basandosi sui valori dell'uguaglianza, della fraternità, della libertà, e la sua storia naturalmente, perché da partigiano, da esule istriano è arrivato qui all'Isolotto, a Firenze, e insieme a tante altre persone hanno appunto costruito una comunità solida e solidale e una scuola che è stata poi un modello di innovazione didattica, di apertura al mondo, di impegno civico, di confronto col territorio, con il quartiere. Cinque parole ben impresse sulla pietra della targa descrivono l'essenza di Sergio Rusic, insegnante, partigiano, deportato, esule istriano. Il significato di insegnante direi che lo possiamo anche abbracciare in senso lato, perché a questo punto possiamo dire, oltre che ad essere stato un maestro elementare e quindi aver svolto la sua professione, ha insegnato anche, ha dato la sua impronta per a me personalmente come figlia. Io lo sento molto vicino, me lo sento vicino, perché nei momenti in cui mi sento in difficoltà dico ce la devo fare, mi dà forza pensare a lui, quindi insegna con l'esempio. Gli uomini bravi insegnano con l'esempio, e lui credo di poter dire che sia stata una persona che ha dato esempio di vita buona.